puntate precedenti. Andando verso l'armeria nel cuore della città, Robert viene assalito da un personaggio misterioso. Difendendosi, Robert lo uccide sul colpo, ma viene visto solo all'ultimo dal capo delle guardie della città, che soltanto grazie a una lauta ricompensa scagiona Robert dall'omicidio. Dov'è? Prima non compriamo i Ok, riprendete la strada. Mi guardo intorno. Sono tutti sorridenti. E arrivate all'armaio. Allora, l'edificio è a dir poco blindato, ma ve l'avevano già descritto una volta. Ci sono quattro armigeri all'ingresso che fanno la guardia. Comunque tengono materiale di valore. Non guardie cittadine, mercenari. E dicevo, l'edificio è molto rinforzato, anche la porta e tutto quanto. Comunque è tutto aperto, potete entrare e vedete subito che la stanza è relativamente piccola. C'è solamente un bancone e una persona dall'altra parte che, dopo essersi presentato, dice di chiamarsi Boris. Piacere, Boris. Sicuramente non stai arrivando le nostre presentazioni. Assolutamente no. Vi aspettavo, o almeno speravo, del vostro arrivo. E godrete di ottimi sconti qui da me. Lo confido. Questo sospiro è proprio bello, ci sta proprio bene. L'arco migliore che hai. Mi arriva. Migliore in assoluto? Costa circa 1200 monete d'oro. Fatti dire solo come fa. Quello dopo. Cioè, quello subito prima. Quello subito. Avrei bisogno di un'armatura, un'armatura di cuoio. Oh, ok, armatura di cuoio. Sì, una bella armatura di cuoio. Quante armature di cuoio? Vabbè. Un massimo scudo. Lo dico subito. Allora, fai un carisma, Bren. Pronti. 20 nat. Su ste cose. Bellissimo. Allora, una bella armatura di cuoio. Direi che per voi almeno una ce la potresti regalare. Ecco, e 20 nat è appena andato. Dove è andato lui ieri? A te costerebbe 5 monete d'oro. E una di piastre. Il suo gusto. Dieci. Vabbè. Voi, Lord? Sei vestito. E questa è la mia reazione. Per curiosità. Bene, non che ne abbia bisogno per il mio abbigliamento, ma per curiosità. Se volessi anch'io servirmi di una armatura di cuoio. Armatura di cuoio. Quanto mi verrebbe a costare? Adesso mi riderò la questo fatto. 7. Mi stavate sui coglioni voi, no? Cioè, prima che vi salvassimo, ma adesso siete riusciti a carisma a superarmi. Ma se ti vogliono tutti bene. 13 più 4, 17. Sì, direi che con 7 monete possiamo chiudere l'affare, ma proprio perché sono di fronte un lord, si vede subito.
30 monete vi do l'arco con le frecce, cioè quello potenziato ma non da guerra, diciamo, quello che fa un dado a 8. Sì. Come l'altro, tra l'altro, avevo una plumbo di merda, cioè uguale. E c'è anche quello da 6, vabbè, comunque. E l'armatura con i diamanti. E un arco che faccia più male? Va bene, comprendo quello da 9 a 10. Stessa competenza. A quanto? 30. Normalmente l'avrei messa a 100, 30 con l'armatura? Sì. Quindi un arco da 2 a 10 e l'armatura. E l'armatura? È un'armatura di cuoio, però è super bella. Sì, sì, va bene. Quanto dà l'armatura di cuoio? 13. Beh, adesso sei nudo. Sei elegante, ma sei nudo. Vabbè, vabbè. Accetta? Accetta, non mi serve. La prendo lui. Allora, paghi. Ha qualcos'altro da mettere, da aggiungermi nel pacchetto? Che mi alletti? In questo momento no, ma vediamo poi, magari dopo verrà fuori. Facciamo un editore. Ci potrebbe stare un bell'elmo fatto a corona. Sarebbe proprio fantastico. Se lo prendi, forse è eccessivo. Se lo prendi di decapito. Forse è eccessivo. Vorrei attirare troppo l'attenzione. Beh, capisco. Allora sono 30. Prego. Dei curti, grazie. Ho capito che queste monete d'oro sono finite ecco, alla fine della giornata. E tiro di saggezza. Chi? Tu. Ah, pensavo io. Sono io la saggia. Tiro di saggezza. 4 un altro. Dice no. Ancora meno 2, però. È il saggio del gruppo. O meno 2. Io di saggezza meno 2. 7 di saggezza. Allora, mentre stai facendo affari, senti chiamare su una spalla molto delicatamente è padre Regis. Sì, padre Regis. Che piacere rivederla. Posso parlare con te, Bren? Sì. O sei impegnato? No, no, con le tue volte in privato. Allora, io ho incontrato quei due loschi tipi. Sì. E sono disposti a vendere il loro conoscente, amico, non so. Sì. E vogliono, però vogliono 20 monete d'oro. Sì, sì. Malesia. È fatto apposta per prendere tutte le monete, come ha detto Sara. Sì. Prima. Ci hanno riempito di monete d'oro. Secondo me è un sogno. Siamo dentro una realtà. Sì, perché è assurda. E queste 20 monete d'oro qui. Sì, sì, guarda. C'è l'informazione o possiamo vedere? No, ha detto di darli a me e poi io li passerò a loro, sì. E ci daranno l'informazione su dove risiede. Ma c'è da fidarsi di questa informazione? Non credo tradirebbero me. Magari voi sì, ma a me no. Ma io lo faccio presentare a loro. Ragazzi, Padre Regis mi ha detto che potremmo incontrare quelle persone che vorrebbero vendere la loro informazione per 20 minuti d'oro. Ragazzi, mi sembra un pochettino strano che nelle ultime 24 ore abbia fatto fuori tipo 500 monete d'oro. Controllo il numero di monete d'oro. Dovrebbero essere 22 quelle che mi rimangono. Fate solo. Giusto. Cosa ne pensate? Ci dobbiamo vedere queste informazioni. Dobbiamo darci la fiducia. Ci potrebbero dire dove si trova, dove risiede. Io sono dell'idea che in ogni caso rimarremo senza monete d'oro alla fine della giornata, qualsiasi cosa facciamo. Per cui
quindi dici... Dico di tenerci da parte 20 monete d'oro per far saltare il collo al nostro amico Rae. No, Rae, come si chiama? Sì. Giovan. Cioè, il capo delle guardie. Sì, sì. Quindi non... dici non pagare? No, no. Ne ho 22, meglio però... No, ne dico, ne ho 22. E il socio di Mavros? L'Eterro come cazzo? No, io ho le mie 22 l'Eterro per pagare la vita di... Rae. Se calato, non ti risponde con altro. No, è giusto. Ho detto, io mi tengo proprio bene. Cioè, nel senso, io solo cioè, non spenderò le mie. Ma nel senso, cioè, vogliamo fidarci comunque di questa formazione oppure... C'è stato sì. 20 monete d'oro, comunque... Stiamo andando a parlare del Regis, tecnicamente di Padre Regis ci fidiamo, no? Padre Regis, dato che a lui non lo... Cioè, se neanche più di Padre Regis, beh, non so. Si è messi male qua. C'è una diffidenza ormai generale. Che strano, chissà come mai. Vorrei chiedere, posso parlare un attimo, padre? Sì, allora però aspetto fuori perché mi sembra di capire che qua disturbo. Anzi, guarda, uno stocco. Non partire da guarda. Uno stocco. È un po' più fine. Allora, uno stocco... decorato? No. Cioè, arrugginito per Bren. Basta che funzioni. Basta che faccia solo vera. 9 monete d'oro. Ok. Vado, allora prendo armatura e stocco. Quindi 14. Sì. Armatura era 5. Ah, piastre! Sì. Ah, no, non ho mai idea, ho capito. Fine piastre. Ah, quindi 19. Ok. Sì. Va bene. Allora. Grazie. Finito? Test di saggezza. Ah, oh, mio Dio, ragazzi. Ritiro. Ho deciso. Ottima scelta. Col freddo sì. Posso mettere il dado una volta al giorno? Ah, ok. Vai. È praticamente l'abilità innata che hanno i mistici. Gli halfling. Sì. Gli halfling. Non lo dico di nuovo. Adesso sì. Di saggezza. 20. Puli, cioè, non latte. Ho 19. Ok, rimani anche tu un attimino lì con Robert. Io compro la cosa meno costosa che hanno, così magari con il test di saggezza 20 in alto capisci qualcosa. Non so, un calzino di rame. Ma non è che sono parlato 120 in più. Te lo ricordi, mitico? Come ti vengono? Non so, da una maiola, magari come una moneta d'oro. Ok. Cioè ce l'ho visivamente anche il calzino di rame. Bio. Ascia da guerra, due mani. Ascia da guerra, due mani. Allora... beh, è un'arma direi imponente. Potresti gradirne una particolarmente bella? O... Che funzioni? Beh, funzionano tutte. La più normale che ho. Oserei dire, non dipende dall'arma, ma chi la brandisce. Assolutamente vero. Ma anche l'arma. Anche sì, l'arma. Non vuol dire che io lo sei ah, anzi. Io. Anzi. 13 monete d'oro. L'arco da guerra con le frecce da 10 monete d'oro. Ok, 23. Test di saggezza.
18. Ok. Li vogliamo tutti lì. Ok, veniamo prima Misa. Mazza. No, martellone. No, qualcosa che faccia prova a fare luce. Un trucchetto. Per vedere se funziona. Sì. Funziona tranquillamente. Rimane stupito Boris. Aspita. 16. 16 monete, scudo e mazza. E mazza da 1 da 10. Esiste? Dipende, tu fai intanto. Ma no, secondo me non ci troviamo niente. Devo farlo il test o no? Sì, certo. Sanchez. Arma è autentica. La provi un po'. Sembra effettivamente un'arma perfezionata. Io ho competenza, quindi stavo guardando. Sì, anch'io. E confermate che l'arma è autentica. Quante monete? 16. 15? 16. Scusa. Puoi fare un test di carisma se vuoi. Scusa. Ma perché ormai è diventato... vabbè, quelle ho. Prego. 12, quindi si sono un po' mollate. Senza... 16 monete, grazie. Non fa abbastanza freddo. No, esatto. Esatto. Avete completato gli acquisti? Sì. Ok, uscite fuori. Insieme a Padre Regis. Allora. Allora, fate un test di destrezza. Tutti e quattro. No. Voi tre. Sì. 18. 16. Per dire. Destrezza? 9. In mezzo al casino della città siete appena entrati nella strada. Improvvisamente sentite delle urla che gridano attenzione, un frastuono enorme di un carro fuori controllo, corre ad altissima velocità, trainato da due cavalli, verso di voi. Sta per investire. Scusa, io lo prendo in faccia? No. Sta per investirci. È pesante ed è trainato da due cavalli belli robusti. Non sapete se, cioè, è una reazione fulminea, non riuscite a capire se chi sta andando verso di voi ce lo sta facendo apposta per investirvi o no. Non riuscite ancora a stabilire in questo momento. La gente comincia a urlare spaventata. Possibilità di saltare sul carro? No. Ok. Possiamo solo scansarci. Allora, avete, secondo me, tre possibilità. Una è quella di ributtarvi dentro il negozio. Anche se si schiantasse, colpirebbe la parete. L'altra è proprio saltare dall'altra parte con grande agita. Oppure quella che sicuramente riuscirebbe più in automatico è quella di buttarvi a terra, ma è anche quella più rischiosa, nel senso sperando di passare in mezzo alle ruote. Ah, sotto il carro. Sotto il carro. Sì, e sotto gli zoccoli di cavalli. Sì. Centrare le ruote, tutto sommato, cioè in mezzo si può anche fare. Sui cavalli, però lì basterebbe solo buttarsi a terra e a livello di prova ginnica riuscirebbe automaticamente. Io mi lancio nel negozio.
negozio. Test di destrezza, però fallo in segreto, non dirlo ai tuoi amici. Ma tiro salvezza? Sì, tiro di destrezza. Sì, no, perché in effetti c'è un'altra. Ti è l'occultato. Uso mani. Ma te lo devo comunicare? Dopo sì. Io con l'atletica non voglio saltare dall'altra parte, voglio proprio buttarmi dal lato opposto. Ah, cioè quindi sì, scansare. Vai, anche tu stessa cosa. Ok, anch'io. Vai. Cosa che non mi scompiva. Tanto sei l'ultimo a tirare. Ok. Allora, chi si è buttato nel negozio? Io. L'hai fatto? 19. Ok. Con i bonus, c'è tutto, no? Sì, sì, hai anche rapinato il negozio, so che... voi due dall'altra parte? 23. Con il bonus di atletica? Sì. 9. Ok. Riuscite tutte e tre a evitare il carro. Il carro devia all'ultimo, i cavalli si salvano, però... si schianta contro, così, contro una parete, rimbalza, dopodiché il carrozziere mia si ferma circa 30 metri più avanti nella strada, riesce a fermare, la fermo. Tu, anche tu ti sei buttata indietro d'istinto, hai visto passare sto carro così all'improvviso, avrebbe preso loro tre in pieno. La cosa che faccio è un po' puntuale. La gente è spaventata. Vado dal tizio. Sì. Lo raggiungi e là così. Cerco di... Trema. Calmare emozioni. Un uomo, che succede? Andiamo. È visibilmente scosso. È difficile che stia mentendo. Ti racconta che ha perso il controllo dei cavalli e improvvisamente si sono imbizzarriti a causa di un rumore e ha cominciato a galoppare e non sono più riuscito a fermarlo e ha perso il controllo. Contro di noi? Qualcuno vi ha detto di... No, lui spergiura di... Dove eravate diretti? Io? Vedi che il carro è pieno di fusti tipo birra. Dove eravate dire? Alla taverna. Alla taverna. È sulla strada giusta? Sì. Ma in tutto ciò Padre Regis? Anche lui si è buttato lì contro, ma non era nella traiettoria. Diciamo che non siete stati gli unici, Anche qualcun altro si è dovuto buttare di lato. È più calmo? Sì, un pochino. Quanto ci vuole? E il rumore che rumore è? È il rumore del carro che urtava. No, è il rumore che ha spaventato. Uno sbattere di una porta, mi è sembrato. Molto forte, però. Da dove sono io al tragitto dove si è fermato il carro? Cioè, ci sono dei minuti che passano, o è lì proprio. No, sono 30 metri. Intorno a noi non c'è nessuno che ci stia osservando in maniera strana. No, anzi, sono tutti preoccupati, gente. Sta parlando della classica reazione, insomma, hai visto che è successo? Incredibile. Quanta gente c'è intorno a noi? Almeno 15 persone. Non sono tanto vicini? No, sparsi nella via. Provo a guardare nella folla se vedo qualcuno con una faccia non preoccupata, ma più... Sì, diverso. No, sono tutti stessa reazione. Come voi, alla fine. Cioè, dovrete cambiarvi i vestiti. Vado dai cavalli, che se mi dai 10 minuti sai già quello che succederà. Ok. Mi accarezzo, tranquillo, gelato. Ti dico già che anche senza li vedi, li conosci, li vedi scossi via per essere degli animali, sono molto molto irrequieti, molto spaventati. Però tutto sommato stanno tornando alla normalità. Può capitare che sì, si certo.
Ma sai com'è. Padre Regis parla con te. Accidenti, ma cosa è successo? Come mai? Questa mi ha colpito. Stanno tentando di ucciderci in tutti i modi. Ma no, conosco quell'uomo. È un bravo uomo. Chi è? Rifornisce la birra da quando lo conosco, da anni. Sono tutte brave persone. Eh sì, sono tutte brave persone. Cosa vogliamo fare con... Scendo dal carro. Io pagherei. Ma sulla questione della persona ferita in cattedrale? No, parlavo... Sì, ho capito. Perché non so quanto rimarranno in città. No, ma io su questo sono d'accordo, ma... Vabbè, cominciamo a parlare con queste persone e poi decidiamo. Va bene. Va bene, andiamo.